noi oggi piaceva e piace fare una chiacchierata su quello che è il concetto di piano industriale e su quello che può essere l'impatto sulla o sulle aziende, sulla vostra azienda, sulle aziende che anche Trentino Sviluppo vede tutti i giorni. Nella presentazione che vedete qui, qui dietro, ci siamo permessi velocemente di dire quali sono le operazioni che per lo più valuta l'ufficio di cui facciamo parte, io e Rita, per dire cosa, e mi ripeto magari, è una chiacchierata, portiamo la nostra esperienza e chi ha la propria, qui seduto, sarà sicuramente bello e utile approfondire pur nei limiti del tempo concesso. Vediamo piani industriali presentati da qualche anno oramai, giusto Rita? Per diversi fini, per un insediamento in un BIC, come il seminario di oggi, insomma, qui parla di BIC, per operazioni di compravendita immobiliare, valutiamo piano industriale per interventi nel capitale e per altre attività, quale per esempio concessione del marchio Trentino piuttosto che premi tipo il Seed Money. Una scorsa veloce quindi su un po' un indice, sulla scaletta degli argomenti che saranno ripercorsi poi nella presentazione anche nelle slide e negli argomenti che tratteremo. A noi oggi piace trasmettere un concetto, il perché elaborare un piano industriale, perché ha senso per l'impresa elaborare un piano industriale. Non scenderemo nel dettaglio di come viene sviluppato un piano industriale, non abbiamo il tempo disponibile e forse dovremmo anche organizzare, no, un intervento in modo molto diverso. Quindi perché per un'impresa ha senso elaborare un piano industriale? Qual è il valore per l'impresa, come comunicarlo e a chi? Il seminario di oggi si chiama proprio il piano industriale, comunicare i valori aziendali, quindi come comunicarlo, e poi una carrellata su quelli che sono gli elementi fondanti, costituenti un piano industriale. Oh, partiamo da qua. Ci è piaciuto dare subito, no Rita, un'immagine del perché, no, il piano industriale può e deve costituire un valore aggiunto per l'impresa. Perché forse l'intuizione dell'imprenditore non basta. Senza intuizione probabilmente non si va da nessuna parte, ne parlavamo prima con Paolo, giusto? Forse senza intuizione non si va da nessuna parte, quindi la programmazione in sé per sé rischia di essere arida, cioè di non avere un contenuto da sviluppare, di non avere un valore da comunicare. Messe insieme queste due cose possono generare un valore per l'impresa. Quindi abbiamo utilizzato è riportato qui, come vedete, una delle tante definizioni, delle tante immagini che si può dare di un'impresa. Abbiamo riportato questa perché a noi sembrava importante richiamare in particolare quei due termini grassettati e sottolineati. Qual è il fine di un'impresa? Per quanto riguarda Trentino Sviluppo, per quanto riguarda le imprese che valutiamo ogni giorno, a noi piacerebbe e vorremmo valutare imprese che sul territorio danno valore aggiunto e creano valore. Quindi, qui lo vedete sintetizzato ovviamente, però un'impresa nasce ed esiste per creare del valore, generare utili, tempo di crisi permettendo. Nel tempo ci piaceva sottolineare, e con un obiettivo. Questo per dire cosa? Il piano industriale
come primo input a noi sembrava importante richiamare due aspetti. Un piano industriale deve essere predisposto e deve essere aggiornabile, cioè deve essere monitorato, non deve essere elaborato per un istante, per un fine determinato, magari spot, come, e faccio l'esempio, preparare una domanda di contributo sulla legge 6. Questo è l'esempio classico che vediamo di aziende che non sono abituate a tenere un piano industriale, non sono abituate a tenerlo aggiornato, non sono abituate a tenerlo monitorato, mettono insieme dei dati, costruiscono un malloppo magari anche di 10, 20, 30 pagine, ma che finito lo scopo sul momento di ottenere un contributo è quasi tempo perso quello che è stato dedicato. Quindi per noi piano industriale che deve essere aggiornabile e monitorato nel tempo e deve avere degli obiettivi. Banalmente come l'impresa crea valore, fondamentalmente c'è sempre un processo di acquisizione di fattori produttivi, dalla conoscenza dell'imprenditore all'acquisto di materiale, di fattori produttivi. Questi devono trovare una remunerazione attraverso appunto una creazione di valore aggiunto sulla base del processo che viene svolto nell'impresa. E ovviamente un'impresa a carattere industriale ha delle logiche, un'impresa che ha carattere di erogazione di servizi ne ha degli altri. Magari lo richiamiamo dopo anche con Rita. Il piano industriale deve essere ovviamente attento, elaborato possibilmente dall'imprenditore, dal titolare, dall'amministratore delegato, a seconda un po' anche di come è strutturata l'azienda, con se possibile una persona che conosce bene l'azienda e che può poi anche entrare nel merito del monitoraggio di un confronto nel tempo, come dicevamo prima. Qua abbiamo richiamato già un concetto che viene approfondito anche dopo. L'impresa non si muove da sola, l'impresa non è un'entità che si muove per conto suo sul mercato, ha bisogno della condivisione prima di tutto dei soci. Mi piace ricordare un'indagine, una statistica di qualche anno fa che avevo letto, che comunque una delle principali cause anche di default o di insuccesso di un'iniziativa è il conflitto fra i soci. Soci di piccole aziende, quindi non parliamo magari della grande azienda strutturata, ma piccole aziende, magari a conduzione familiare, che per un certo periodo tutto è andato a posto perché c'era magari il paron, tanto per capirci, un passaggio generazionale, la difficoltà probabilmente di mettere insieme idee con lo stesso obiettivo sul futuro. E questo abbiamo visto nell'esperienza che ha portato all'insuccesso di iniziative magari di successo fino a qualche anno precedente. Quindi il piano industriale, come possiamo sottolineare, come elemento di condivisione, quindi cosa comunichiamo, dove vogliamo andare, più è condiviso, passateci un po' un passaggio un po' così generico, ma volutamente generico, condiviso. Poi sarà l'imprenditore che decide quanto deve essere condiviso e verso chi deve essere condiviso, in che forme deve essere condiviso. Però più si ha partecipazione nel raggiungimento dell'obiettivo, più c'è probabilità di successo. Quindi vedete indicati qua i dipendenti, collaboratori, che se comunque conoscono se non altro l'obiettivo dell'azienda o le strategie magari di massima, senza dover scendere a discutere nel dettaglio con i propri collaboratori gli obiettivi di tutti i giorni, però una strategia di massima opportuno forse che i dipendenti collaboratori abbiano coscienza. Come le banche, sapete i problemi di tutti i giorni, dover confrontarsi con un istituto di credito che spesso
la fa quasi da padrona o comunque cambia l'ago della bilancia, no? Fa pendere l'ago della bilancia fra il successo di un investimento e l'insuccesso. I soci, magari si parlava anche poco fa, prima di presentarci, della possibilità di ottenere credito. Una newco oggi che va in banca e presenta la propria idea, la propria iniziativa, con cosa va? Va con le fiduzioni, con le proprietà dei soci, va con le firme della, se c'è una società associata o comunque collegata. Se non c'è niente di tutto questo, è difficile recuperare credito ad oggi. Noi riteniamo che un piano industriale per una newco, come anche un'impresa che comunque è qualche anno che è sul mercato, dia una chance in più per l'impresa che va in banca a presentare i propri numeri. Ti presento i miei dati di bilancio, come sono andato fino a ieri, e magari con tre numeri chiari ti presento dove voglio andare, il perché ti sto chiedendo un finanziamento. Quindi, riassumendo un po' quello che ci siamo detti fino adesso, il piano industriale, l'imprenditore deve vederlo come uno strumento, uno strumento che serve per sé, per la propria impresa, e che deve creare, cioè il piano industriale deve creare un valore per l'azienda e deve servire per comunicare quello che è l'azienda. Deve servire per comunicare quello che è l'azienda, come ci siamo detti, per esempio, alle banche, piuttosto che a un investitore che potenzialmente possa essere interessato di investire nella mia azienda. Quindi è un biglietto da visita, penso che siamo tutti d'accordo su questo, un documento che presenta l'azienda e che spiega magari anche in modo molto agevole, che sia comprensibile. Aiuta a presentarsi, deve rappresentare fedelmente la realtà aziendale, devo aver ben chiaro dove sono oggi, devo se possibile aver chiaro chi fa il mio stesso tipo di servizio, cioè se facendo un esempio il mio prodotto è esattamente identico a quello di un mio concorrente, posso giocare su cosa? Sul servizio che do al mio cliente, posso giocare sul prezzo. Sono tutte variabili che sono da determinare e vedere anche cosa fa appunto il mio concorrente. Ci siamo già detti che deve fissare un obiettivo, deve essere credibile, perché visto, adesso qua porto quella che è la nostra esperienza, purtroppo, adesso qua magari vedendolo da fuori, da chi valuta un piano industriale, non ci vuole molto per capire se un piano industriale è stato fatto con attenzione o è stato fatto in modo approssimativo. Rita, ci vogliono 5 minuti? Perciò, pensando anche a chi si presenta o chi può essere interessato a presentarsi a Trentino Sviluppo per chiedere un supporto, la raccomandazione è anche questa, cioè che sia un documento che emerga quello che è, quello che vuol dire l'imprenditore, quello che vuol proporre l'imprenditore. Il fatto della condivisione ne abbiamo già fatto cenno, come anche, qui un po' riassunto, no? Deve essere facilmente monitorato e aggiornato. L'analisi degli scostamenti. Magari con Rita poi vediamo anche un po', scendendo anche un po' sul tema dei flussi finanziari, no? Del controllo dei flussi, perché l'analisi degli scostamenti diventa, lì abbiamo detto, è rivisto in corsa, in modo dinamico, tutti i termini per cercare di dar peso al concetto di prima, deve essere aggiornabile nel tempo. Adesso qua mi piacerebbe anche sentire da voi, con qualcuno che ha un'esperienza di un'impresa già avviata, ci rendiamo conto che spesso anche non tutte le aziende possono permettersi una persona che segue, che monitora e che controlla gli scostamenti.
chi lo può fare, e magari lo vediamo anche dopo, lo può fare il consulente, lo può fare il commercialista? Molto probabilmente no. L'esperienza dice questo. Un consulente esterno difficilmente. Quindi chi elabora il piano industriale dovrebbe anche avere modo di trovare possibilmente il tempo di vedere come si sta andando. Facciamo un piano annuale di ricavi, di pianificazione di costi e di quello che ne consegue in termini di flussi finanziari, e si torna sul problema delle banche. Se valuto soprattutto per una newco che devo mettere giù sul tavolo per iniziare 50-100 mila euro per finanziare del circolante, perché devo acquistare il materiale, perché devo, se parto col primo gennaio devo essere pronto a fornire del materiale, per forza di cose ci sarà un'esposizione temporanea, ma ci sarà un'esposizione. Come la copriamo questa esposizione iniziale? I soci hanno possibilità di mettere della propria finanza o ci dobbiamo per forza rivolgersi a terzi? In questo momento di una newco, elaborare un piano industriale che metta giù, magari anche in modo grossolano mi viene da dire, però parliamo di un file Excel, potrebbe essere già uno strumento per mettere in fila quelli che sono gli incassi attesi e gli esborsi attesi. Non parliamo del caso in cui l'azienda debba partire con del personale. Sappiamo tutti oggi qual è la difficoltà per un'azienda di assumersi l'impegno di assumere una persona e tutti i mesi essere regolare con il pagamento degli stipendi e quello che sappiamo bene che è l'impatto in termini contributivi e fiscali ogni 16 del mese. Quindi perseguibile e sostenibile ne abbiamo già discusso. Battiamo sempre sullo stesso concetto, piano industriale che fissi un obiettivo e che sia monitorabile nel tempo. Quali gli obiettivi? Gli obiettivi in linea di massima, insomma, si possono distinguere fra obiettivi interni all'azienda nel momento in cui devo capire, magari anche a fronte di dati storici non soddisfacenti, l'azienda è andata avanti per anni sull'onda magari di un successo commerciale determinato da fattori che erano legati magari anche alla persona che conduceva l'azienda, quindi rapporti con i clienti molto forti, legami molto forti sul mercato, e questo nel tempo ha permesso all'azienda di generare risultati positivi e autofinanziamento. L'abbiamo già detto prima, il passaggio generazionale è uno dei momenti più critici di un'azienda, quando pensiamo ad aziende di piccole dimensioni. Aziende più strutturate possono e devono ragionare in modo diverso, quindi magari un'azienda strutturata potrà permettersi anche un controllo e un monitoraggio di quello che è l'andamento del tempo, controllare se avevo in mente che la struttura mi costasse 100 in fondo al mese o in fondo all'anno, in realtà mi è costata 150. Cosa facciamo? Aspettiamo un altro anno per trovarci probabilmente con un problema finanziario ben più grave? Tutto questo dovrebbe essere almeno monitorato per sapere in quale stato è oggi la mia azienda. Obiettivi che per capirsi abbiamo invece messo dalla parte degli esterni, magari in modo ovvio, però il ceto bancario, quindi la raccolta di risorse dagli istituti bancari. In provincia di Trento, importante comunque l'impatto in termini di contributi, quindi uno degli obiettivi potrebbe anche essere ottenere supporto da parte degli enti provinciali in base alle leggi vigenti. E ricerca partner, abbiamo lasciato lì un po' vago volutamente, perché ricerca partner potrebbe andare da un significato di partner industriale, devo coinvolgere delle competenze industriali o di know-how
che non sono magari per forza finanziarie, ma che servono per arrivare al mio scopo, al mio obiettivo. Magari scelgo di andare sul mercato estero. Non è detto che l'azienda oggi abbia tutte le competenze e tutte le possibilità per andare da un momento all'altro ad affrontare una sfida in Brasile, in Cina, nell'est europeo. Potrebbe essere che ha bisogno anche di un collegamento con un partner che è già attivo su quel mercato, che conosce magari bene quel mercato. Quindi no, poi avremo un po' chiuso la parte più di valore di quello che è lo strumento piano industriale, dicendo allora quali i fattori critici di successo, che spesso, allora faccio un passo indietro, magari sono cose banali quelli che vediamo e che stiamo presentando. Però noi ci accorgiamo tutti i giorni che banali non sono, perché spesso gli imprenditori fanno finta di non dover parlare con il proprio istituto di credito, fanno finta di non dover sedersi e parlare con i propri dipendenti, fanno finta di poter andare avanti senza discutere un'operazione con chi li può aiutare. Qua abbiamo usato il termine consulente, quindi non abbiamo voluto pesare magari il ruolo del commercialista piuttosto che di un consulente in materia legale, però con chi ha di fianco e chiude un po' il quadro i propri collaboratori, per dire sentiamo, cioè l'imprenditore che senta le persone che gli stanno vicino, poi è giusto che le decisioni le prenda lui, chi mette i soldi, chi investe nell'azienda, chi mette il capitale di rischio. Per definizione, corre il rischio d'impresa ed è giusto che prenda le decisioni, però probabilmente il rapporto fra chi comanda e chi decide del governo dell'impresa e questi soggetti magari può essere quel valore aggiunto che cambia la prospettiva dell'azienda nel breve o nel medio lungo termine. Avrei piacere di avere magari un riscontro da parte vostra se quello di cui stiamo parlando vi sembra una cosa reale, che si riscontra tutti i giorni e che si vede sul mercato. In particolare, visto che ci siamo fermati qua, con le banche noi abbiamo l'esperienza che in questo periodo non è così facile parlare. Spesso aziende che magari hanno anche un piano industriale anche ben realizzato, ben costruito, pagano lo scotto di quello che è successo in generale, no? Quindi pagano lo scotto anche di chi probabilmente negli ultimi 5-10 anni invece ha abusato del sistema creditizio. E a nostro avviso presentarsi comunque dal proprio responsabile di filiale o dal proprio direttore di filiale, che magari ha quel minimo, non molta oramai, perché le banche purtroppo hanno anche oramai un sistema di delega e di competenze che spesso anche la decisione se il fido da 50.000 non è più in capo al direttore filiale ma deve passare al direttore d'area, quindi tutto questo non agevola. Però in tutto questo presentarsi con un documento che non è solo l'aridità del bilancio, dell'ultimo bilancio approvato, forse dà un valore aggiunto. Se avete qualche contributo, ben accetto. Mi permetto di inserirmi. Buongiorno a tutti, io sono Paolo Chiamazzi, lavoro come libero professionista presso varie aziende e mi occupo di raccolta dati e creazione di indicatori.
tornando alla slide, una delle prime che ho fatto vedere, dove giustamente diceva che l'imprenditore deve in qualche maniera condividere quello che è l'impresa e cosa vuole fare. Le due parole che magari vanno in moda un sacco è mission, vision, missione e visione, che tante volte nelle aziende non si ha, ma non per parlare male delle aziende o di proprietari di aziende, ma semplicemente perché vengono da tanti anni di duro lavoro, si hanno costruito un'azienda, sono cambiate in maniera rapidissima le realtà esterne, è cambiato il mercato, sono cambiate tantissime cose, indipendentemente dalla crisi comunque noi in 20 anni abbiamo avuto un'accelerazione che prima c'è stata in 50, 60 più o meno. Ci ricordiamo perfettamente che credo tutti, quasi tutti quelli che sono in questa sala quando andavano superiori il telefonino non sapevano neanche cosa era, adesso ce l'abbiamo tre per tasca più o meno. E quindi non mai nessuno degli industriali si è detto io devo effettivamente condividere cosa voglio fare e dove devo andare con i miei collaboratori, e questa condivisione fa sì che aiuti un po', aiuti lo stesso collaboratore che o dipendente che deve rendersi conto che il proprietario dell'azienda gli sta dando da mangiare e di conseguenza ormai si sono rotti tutti i meccanismi e gli equilibri che c'erano 30 anni fa, il diritto, il dovere, cioè, ormai è collaborazione su tutti i fronti. Questa è la prima cosa, credo che il primo messaggio che debba passare. Il secondo è quello che manca della misura. Nel 90% delle aziende manca un indicatore, manca una misura. Tante volte il piano industriale non viene fatto perché non ci si rende conto del bisogno di avere una misura. Noi arriviamo alla fine dell'anno, finiamo una riga, dove fa? Sono avanzati o meno nel cassetto? Però alla fine dell'anno forse un po' tardi, no? E allora bisogna arrivarci un po' prima. Come facciamo ad arrivarci prima? Mettendoci degli indicatori e riuscendo continuamente a reiterare questo nostro obiettivo, quindi dico ci siamo, non ci siamo, ci siamo, non ci siamo. E correggere il tiro. E correggere. Deve essere veramente tutto dinamico. Valutazione del break-even point, punto di pareggio, 50% delle piccole imprese si va a dire il break-even point, rispondono ma in certe cose non ne ha detto nessuno, come fosse una parolaccia. Ma ripeto, non è una critica, è semplicemente che le cose sono cambiate talmente veloce, talmente, in maniera talmente rapida, repentina, che l'imprenditore non aveva neanche il tempo di seguire quello che si stava evolvendo, perché era talmente preso per produrre il proprio prodotto e riuscire a venderlo in qualche maniera che si ha perso l'obiettivo, di conseguenza il suo prodotto si accorge che è vecchio. Allora, forse la cosa, riassumendo, la cosa che bisogna fare è proprio sensibilizzare tutti quelli che vogliono fare impresa ad avere un indicatore, sapere dove vogliono andare, condividere con i propri collaboratori questo percorso e avere una misura. Tutto ciò che si può misurare, si può migliorare. Questo è dato di fatto. Se non si ha una misura è difficile capire come poi andare avanti, come riuscire a progredire. Forse è proprio il messaggio che io mi permetto di consigliare a voi, no, che vedete tante aziende, che vedete tante persone. E che hai visto, no, abbiamo battuto il tasto più volte. La visione è condivisa con i propri collaboratori. Se io vado giù dall'uomo davanti al tornio, no? Lui sa perché deve fare questo pezzo e perché deve farlo in questo tempo, perché
non perché il proprietario di azienda è uno schiavista, ma perché se lo fa in un tempo differente andiamo fuori costo, e se andiamo fuori costo lo mettiamo nel cassetto e non lo vendiamo. Io sono perfettamente d'accordo, soprattutto sul fatto che i tempi sono cambiati. Abbiamo messo la prima slide, che era quella dell'intuizione e della programmazione, proprio per quel motivo lì. Sono passati i tempi in cui c'era l'imprenditore che aveva l'intuizione, che andava avanti per la sua strada e non serviva neanche che collaborasse. Era innovativo e andava avanti col proprio business, eccetera. Adesso c'è la crisi, adesso le aziende stanno cercando di galleggiare, di respirare, ed è difficile, no? E se non collaborano, condividono informazioni e non programmano, ma la programmazione serve proprio non tanto per andare semplicemente per andare in banca a prendere il finanziamento, è proprio perché c'è necessità, e non è ancora capito bene, di fissare degli obiettivi per rendersi maggiormente competitivi e valutare gli scostamenti ogni volta, valutare dove sono arrivato e cercare di colmare le lacune, le criticità. E migliorare. Un tempo era diverso, secondo me uno faceva anche degli errori, ma il mercato era buono, c'era probabilmente tanta domanda, se c'erano degli errori magari venivano, magari non so, nel circolante, perché magari c'erano tempi, veniva un po' nascosto, da comunque si vendeva, ecco. Adesso non ci si può neanche più permettere probabilmente di fare determinati errori e bisogna anticiparli, perché quando arriva il momento grave, il problema, è già troppo tardi. Quindi solo una programmazione probabilmente permette di rimanere incareggiato. L'esperienza nostra è questa, insomma, trovarci l'impresa quando vediamo il bilancio approvato, cioè è già troppo tardi. Bene, grazie. E con Rita pensavamo, per dare poi anche qualche spunto sempre come indicazione di massima, e lascio la parola a Rita, per dire anche, c'è un piano industriale, per quanto, insomma, ripeto la nostra esperienza, di alcuni step indispensabili. Non c'è tutto, ovviamente, non siamo scesi nel minimo dettaglio, però in estrema sintesi questi sono un po', come dire, i capitoli ideali di un piano industriale che adesso cerchiamo di declinare con quelle alcuni spunti. Rita, sì, se vuoi. Appunto volevamo darvi dei, appunto, di piccoli spunti su come elaborare un piano industriale, come è composto, cosa si deve fare per avere un piano industriale che sia di successo. Chiaramente non è banale fare un piano industriale, le informazioni che si devono raccogliere sono tante, diverse, e provengono probabilmente dagli ambiti aziendali più disparati, dal produttivo al commerciale. Bisogna raccogliere le informazioni, elaborarle, e sicuramente non è un'attività semplice, ecco. E vanno elaborati come? Quante informazioni devo raccogliere? Le informazioni sono tante. E ricordatevi, cioè bisogna ricordarsi nell'elaborare il piano industriale, che l'interlocutore non è necessariamente un addetto ai lavori, cioè magari non ne sa niente di quello che è il business e di quello che sta facendo l'azienda. Quindi è importante che le informazioni raccolte vengano elaborate in maniera semplice, però completa. Non ci devono essere troppe informazioni che siano ridondanti, che siano ripetitive. Informazioni mirate per lo scopo che si prefigge l'azienda, la banca, piuttosto che informazioni per avere una valutazione e un monitoraggio interno. E in linea generale l'azienda si deve presentare, quindi deve dire chi sono e cosa faccio e dove sta andando. Allora, innanzitutto, appunto, l'impresa si deve presentare. Dove sono collocata, qual è il capitale sociale, chi sono i miei soci, chi fa parte del mio consiglio di amministrazione o no, collegio sindacale, chi ha in mano la governance, quali sono le figure chiave, la struttura organizzativa dell'impresa. Ecco, una descrizione di quelle che è il management di riferimento,
magari con un'indicazione di un breve curriculum che ci faccia vedere qual è la, magari la, l'esperienza formativa che hanno avuto, quali sono le competenze, può essere un valido segnale per l'interlocutore a cui viene consegnato insomma il piano industriale. Posso, Rita? Sì. Su questo ovviamente torniamo su un esempio che è magari il più facile, però la piccola impresa di cui dicevamo prima, col passaggio generazionale di mezzo, è qua che andrebbe un po' sviscerato, cioè per noi a valutare, sulla base della nostra esperienza, insomma, l'impresa che appunto è ancora condotta da un signore di successo che però ha 78 anni, ma andrà anche bene, però qualche domanda ce la facciamo nel momento in cui questa persona non fosse più o non sarà più a comando dell'impresa, cosa succede? C'è una struttura, come diceva adesso Rita, sotto di governance, di chiamiamole, adesso qua abbiamo usato anche magari delle parole che si adattano ad imprese più strutturate, però anche nelle piccole realtà una struttura aziendale fatta da quelle due o tre persone che conoscono bene qual è il business dell'azienda a livello commerciale, a livello di produzione, a livello di servizio all'impresa. Scusa. Sì, qui manca, ma non è da sottovalutare anche quelli che sono i dipendenti, no? Le risorse umane a disposizione dell'azienda. Quanti sono i dipendenti che lavorano? Che età hanno? Cioè siamo verso la fine del processo lavorativo, di impiego, o è gente giovane? Che qualifiche hanno? Si tratta, non so, di ingegneri, operai, tecnici specializzati o delle figure? Insomma, sono tutti degli elementi che fanno la differenza insomma, nel presentare l'azienda. Una volta che l'azienda si è presentata, ecco, deve descrivere quello che fa, che prodotto e servizio offro al mercato. Qual è il processo di lavorazione che mi porta a realizzare quel prodotto, quel servizio? Magari è interessante sapere qual è il ciclo di vita in cui si trova il mio prodotto. Sono nella fase iniziale, è un prodotto in fase matura o in declino? Questo è fondamentale poi per definire quelle che potranno essere poi le mie strategie di sviluppo. Probabilmente se sono nella fase di maturità dovrò fare degli interventi per trovare un prodotto sostitutivo, nuovi mercati, insomma. Ecco, ho anche quasi già richiamato quella successiva. Sicuramente, non solo devo descrivere chi sono e cosa faccio, ma siccome un'impresa non è un'isola, non può neanche permettersi di considerarsi isolata dal mondo, ma è totalmente calata in un mercato fatto di concorrenti, è importante che l'azienda studi e sappia, conosca perfettamente quello che è il proprio mercato di riferimento, chi sono i competitor e il proprio posizionamento rispetto ai competitor. Deve sapere quali sono i fattori critici di successo o gli elementi distintivi del proprio prodotto, del proprio business rispetto ai concorrenti. Deve conoscere i clienti e il target a cui si rivolge, ma non solo quelli storici ormai consolidati, che non è neanche detto che rimarranno gli stessi anche in futuro, ma deve conoscere i clienti potenziali che potrebbe aver bisogno di contattare, di conquistare, tra virgolette, no? Deve conoscere appunto, come ho detto prima, i propri fattori critici di successo, quindi quelli che chiamiamo dei valori aziendali immateriali, che mi rendono distintivo o in qualche modo che mi rendono competitivo sul mercato. Importante, noi abbiamo messo questa analisi SWOT perché è una modalità di rappresentazione degli elementi positivi e negativi interni ed esterni a un'azienda che è semplice, chiaro, immediato. L'analisi SWOT mi permette di evidenziare quelli che sono i punti di forza e di debolezza dell'azienda, quindi, e del prodotto, quindi degli elementi interni e le opportunità e le minacce esterne. Ecco, io volevo sottolineare una cosa che tante volte
che sembra secondo me anche quasi strano, un piano industriale non è che per forza debba mostrare solo gli elementi belli dell'azienda, è anche corretto evidenziare quelle che sono le debolezze, le criticità e le minacce che sono state valutate dall'azienda, perché questo è un segnale di un'impresa che è cosciente, che non sta raccontando una storia tanto per avere il finanziamento, ma soprattutto se lo faccio anche ai fini di verifica mia interna. Sapere e monitorare, che può essere di questi tempi un elemento che scardina questo processo di valutazione, è anche le normative di riferimento. Io che fino a ieri facevo quel prodotto con quelle caratteristiche, non so, non sono aggiornato, non mi faccio aiutare, non so che tra qualche mese o è in approvazione una norma che mi mette fuori mercato semplicemente perché non posso più utilizzare le stesse sostanze o gli stessi prodotti che utilizzavo fino a ieri. Quindi è importante quello che dice Rita, che la conoscenza di quelli che sono i fattori che determinano la mia capacità di muovermi sul mercato non è solo quello che riguarda il mio processo, il mio interno, ma è tutto quello che riguarda l'esterno e la conoscenza di quello che fanno i competitors prima di tutti, i miei concorrenti prima di tutto. E mi fermo anche un attimo e torno sul discorso del cliente target, perché per definizione un imprenditore, un'impresa non ha a disposizione risorse illimitate, quindi finanza e tempo sono punti fermi e limitati. Quindi se finanza e tempo sono limitati non posso pensare di andare a raffica su clienti che uno mi può garantire una prospettiva e una marginalità, un altro diverso non me la può garantire. Non tutti i clienti sono uguali. Non tutti i settori a cui mi posso rivolgere sono uguali, e questo ovviamente nell'elaborare un piano, soprattutto per conoscere la mia azienda e dove voglio andare, questo diventa determinante. Un'ultima cosa, Rita, accenno qua al discorso, soprattutto se il piano industriale riguarda un'azienda che ha business diversi. Non è così scontato che l'azienda abbia un solo business con un solo processo e un solo canale di formazione del valore. Ci sono aziende che fanno produzione, quindi hanno del personale che lavora sul tornio, e nello stesso tempo comprano e vendono. Comprano l'attrezzatura, comprano l'articolo, comprano il pezzo che serve per dare complemento a quella che è la propria offerta. Magari sono due business che uno pesa il 75% del mio fatturato, l'altro pesa il 25%, ma magari senza quel 25% lì, che è quello che mi dà il valore al cliente dell'altro business, magari le cose cambierebbero. Perciò anche lì suggerimento: se nel redare un piano industriale ci sono linee di produzione, linee di business diverse, sarebbe opportuno trovare il modo il più possibile di ragionare in termini di business, per centro di costo e tutti questi discorsi qua, insomma. Ecco, quindi ci siamo collegati, sì, anche a questa. Chiaramente è stato detto prima, un piano industriale è fatto di elementi qualitativi che descrivono elementi quantitativi. Qui siamo nella parte quantitativa. E presentare quelle che sono le informazioni economico-finanziarie dell'azienda, cioè permette di comprendere a se stessi, ma anche a soggetti esterni, di far vedere quanto sono sano, no? E oltre a essere sicuramente un punto fondamentale di partenza poi per elaborare le previsioni future. E da dove derivano queste informazioni? Dai bilanci, però i bilanci li possono scaricare chiunque. Noi volevamo trasmettere un concetto un po' diverso. Quello che è importante che l'azienda faccia è non fornire i dati puri così del bilancio, ma che elabori una riclassifica dei dati
in un sistema che sia utile e efficace per se stesso, che può dipendere, il metodo con cui viene fatta questa riclassifica dipende chiaramente dall'azienda, dalla tipologia, dal business. L'importante è che vengano aggregati i dati in modo tale che vengano fornite delle informazioni rilevanti e immediatamente comprensibili dall'interlocutore e che siano delle variabili che poi servono nell'elaborazione delle previsioni future. Ci devono dare magari delle informazioni sui costi, sulle marginalità, quindi un'analisi dei costi fissi, costi variabili, possono indicarci darci degli indici di redditività piuttosto che farci capire quanto siamo patrimonializzati, quanto siamo dipendenti dai finanziamenti di terzi, insomma delle utili informazioni che servono per poi tarare anche quelle che sono le previsioni future, insomma. Aggiungerei il fatto che più ovviamente magari anche il sistema gestionale di un'impresa riesce a dialogare con anche o comprende un sistema di controllo, cioè banalmente, no, come diceva Rita, la contabilità in sé tenuta in senso amministrativo generalmente non basta, cioè l'azienda che lavora solo su contabilità, chiamiamola ordinaria tanto per capirci, probabilmente non mi aiuta, faccio veramente fatica a capire, come si diceva prima, dove sono e che miglioramenti posso apportare al mio business, perché se ho 2, 3, 4 business diversi è una contabilità che non mi permette di tenere monitorato un centro di costo e su quello caricare i ricavi, le fatture e il costo del personale che è l'imputabile piuttosto che un costo del personale che invece è a servizio dell'azienda in senso indiscriminato, no? Il famoso, cioè diciamo come costo fisso, difficilmente ripartibile perché non c'è magari un legame diretto al business, questo può mettermi in crisi, cioè posso avere un'idea ben chiara, aver capito dove andare, ma non avere un sistema gestionale che mi permette di monitorare e di misurare, come si diceva prima, misurare se sto ottenendo i risultati che mi ero posto. Qua i consulenti aiutano a volte, no? Ci provano nel far capire, no, all'imprenditore che un passaggio che non è la semplice tenuta della contabilità può riservare delle piacevoli sorprese. Anche perché prima Rita diceva giustamente, se riesco a farlo ed è il punto di base, farlo sullo storico è quello che mi permette poi di sviluppare un previsionale che può essere di 6 mesi, 1 anno, 3 anni, questo si può decidere e lo può decidere l'impresa. Qua entriamo un po' sicuramente nel cuore delle azioni, no? Nelle azioni. Nel cuore del piano industriale, qui è dove l'intuizione diventa programmazione, qui è dove dopo aver descritto chi sono e cosa faccio, a questo punto devo sapere dove sto andando, no? Quali sono i miei obiettivi. E in questa parte del piano industriale definisco quelle che sono le azioni e le strategie che devo intraprendere per conseguire gli obiettivi che mi sono prefissata. Allora, diciamo che il range di azioni, di strategie, di cose che posso fare per raggiungere obiettivi sono tanti. Voglio conquistare nuove quote di mercato, posso fare un po' di tutto. È chiaro che l'azienda deve essere cosciente di quelle che sono le capacità, le proprie capacità, i propri limiti, le risorse a disposizione, le proprie competenze e scegliere le strategie di sviluppo che maggiormente si adeguano alla sua condizione, alla dimensione, alle proprie possibilità. Cosa può fare? Può fare degli investimenti in attrezzature, può quindi, non so, acquistare dei macchinari nuovi, migliorare quelli esistenti, sostituire completamente, non so, il parco macchine o fare renderlo maggiormente informatizzati, insomma, a controllo numerico, insomma, chiaramente anticipo che ogni decisione che
cioè non sono decisioni che vanno prese con leggerezza, a volte succede in alcuni piani industriali che ci vengono presentati. Se io scelgo una di queste, sicuramente dopo io avrò una serie di implicazioni non banali, le vediamo dopo quando parleremo delle previsioni economico-finanziarie. Cioè, non è che posso semplicemente dire acquisto un macchinario. Un macchinario vuol dire dover fare magari un mutuo, vuol dire dover sostenere delle spese, insomma, magari non ho neanche il personale con le competenze giuste per poterlo utilizzare, insomma. E quindi posso fare degli investimenti in attrezzatura, posso puntare sulla ricerca e sviluppo, insomma, se ne parla tanto in questo momento di crisi, tutte le aziende dovrebbero fare maggiormente ricerca e sviluppo. Le imprese di grande dimensione magari riescono a farlo maggiormente indirizzando parte degli utili alla ricerca, un po' meno penso le piccole e medie imprese, che sono un po' quelle della nostra realtà. Certo è che insomma sicuramente è un'azione importante che permetterebbe a un'impresa di essere maggiormente competitiva, come permette di essere maggiormente competitiva l'internazionalizzazione, di cui si parla tanto. Anche in questo caso si parla tanto di internazionalizzazione, no? Le imprese dovrebbero andare all'estero e noi abbiamo tante piccole e medie imprese. Non è banale la cosa, insomma, prendere questa decisione. Questo implica, anche qui, ho le risorse interne per poter andare all'estero, ho le competenze, ho la finanza per... insomma, l'impresa, l'imprenditore deve fare una serie di valutazioni per vedere se intraprendere o no questa strada. Apro e chiudo una parentesi, che è quella che sicuramente in questo momento di crisi governi, le province, le regioni, le associazioni hanno creato diversi enti, e ce ne sono, insomma, anche qui in Trentino, insomma, anche gestiti a Trentino Sviluppo, che sostengono l'internazionalizzazione delle imprese, che danno un valido aiuto soprattutto alle piccole e medie imprese che da sole non hanno la forza per andare all'estero, insomma, quindi magari non sono neanche delle opportunità conosciute, però è sicuramente un valido aiuto. Un'impresa può decidere di intraprendere la strada dell'innovazione di prodotto, di processo. Anche lì, come dicevo prima, è importante sapere il proprio prodotto, il processo, a che fase del ciclo di vita per poter intervenire in maniera mirata, e può adottare mille altre politiche di marketing, può intervenire sul prezzo, variabile secondo me molto difficile sulla quale intervenire perché non è banale, sulle marginalità, può effettuare, investire risorse sulla promozione, la distribuzione, sul marketing. Diverse possibilità che dipendono, che hanno, come dicevo, e sì, lo vediamo dopo, delle implicazioni a livello economico-finanziario e che vanno valutate, insomma, attentamente in base all'obiettivo e alle caratteristiche dell'azienda, insomma, del business. Anche perché a volte messe così magari può passare il messaggio che debba essere per forza qualcosa di impegnativo, no? Di anche di come risorse finanziarie, di qualcosa che radicalmente cambia il business. In realtà investimenti in attrezzature, lo possiamo leggere anche come dicevamo prima, in un investimento nello sviluppo di un gestionale, cioè magari piccoli correttivi che effettuati oggi, che hanno un impatto magari minimo anche in termini di risorse finanziarie, di spesa economica, ma magari danno una possibilità. L'importante per noi era passare con Rita il messaggio che non per forza bisogna battere 10 strade diverse per migliorare. È chiaro che l'azienda, se fatti, no, i ragionamenti detti prima, sa dov'è e sa dove deve migliorare, magari ne basta, no? Un piccolo ritocco su anche una sola di queste strategie, perché magari su 9 è perfettamente in linea e su uno di questi aspetti magari invece ha bisogno di un piccolo intervento. La distribuzione l'abbiamo lasciata lì quasi in fondo, a volte i canali con cui si raggiungono i clienti, come vengono raggiunti
determinano veramente il successo di un'iniziativa o di comunque di un'impresa, perché come riesco a raggiungere, come, dove devo portare il mio prodotto, in che modalità riesco a raggiungere il mio cliente è determinante. E qua arriviamo a quello che è poi, no, il riflesso in termini di... Sì, tra l'altro cerco anche di stringere perché abbiamo anche poco tempo. Partendo quindi dalle... abbiamo detto prima dalla riclassifica storica, quindi dello stato dell'arte, una riclassifica che abbiamo detto utile per la finalità che mi pongo, traduco attraverso le previsioni economico-finanziarie quelle che sono le azioni, le strategie che, di cui ho parlato prima, no? Per arrivare ai miei obiettivi. Previsioni che devono essere, e non manchiamo mai di sottolinearlo più volte, credibili ed attendibili, devono essere innanzitutto coerenti con quella che è la strategia che ho definito a livello qualitativo, quindi in maniera descrittiva. Non è scontata questa cosa, a noi capitano molto spesso dei piani industriali con previsioni che sono completamente staccate da quelle che è la realtà e da quelle che sono le strategie che sono state individuate. L'impresa ci dice che vuole acquistare un impianto perché ha un determinato obiettivo, non lo ritroviamo nelle previsioni o non si sa bene come poi verrà finanziato, no, è un piano industriale che non ha nessun valore. Quindi previsioni che sono una simulazione, io simulo quello che può essere l'andamento di alcune di voci che sono di economiche, patrimoniale, in un arco temporale che è medio lungo termine, possiamo dire 3-5 anni, no? E faccio una simulazione perché tante volte un'altra critica che ci viene mossa è di dire: non abbiamo mica la sfera di cristallo, come facciamo a simulare dei ricavi per 3-5 anni? È chiaro, soprattutto in questo momento di crisi è difficile poter dire cosa succederà già l'anno prossimo, insomma, e nessuno pretende che vengano rispettati al centesimo. Ma quello che è importante è trasmettere, a parte a se stessi, ma anche alla banca a cui viene proposto o a chiunque altro, è far vedere che noi abbiamo le idee chiare e abbiamo valutato delle ipotesi che abbiamo messo alla base nell'elaborazione, ad esempio, dei ricavi, che sappiamo che le cose, se le abbiamo anticipate, poi può succedere di tutto, può succedere l'evento straordinario, il mercato può crollare, può succedere di tutto, però noi abbiamo cercato di definire quelle che sono le ipotesi e abbiamo le condizioni, gli investimenti e le strategie per arrivare a quei risultati lì. E ci possono essere degli scostamenti, è chiaro, ma verranno fatti in itinere poi, no? A volte anche magari stressandoli questi dati. Sì. Cioè, una previsione del genere a volte ha tanto più senso quanto l'imprenditore lo stressa in negativo. Cioè, sì. Io devo testare il mio minimo di tenuta. Cioè, quindi quando gli abbiamo indicato break even, non, è giusto per dar l'idea, no? Cioè, io devo avere un'idea di, visti i miei costi fissi tutti gli anni, tutti i mesi, personale, acquisto, materie, equilibrio fra gli acquisti e le vendite, devo, più lo stresso, più è facile che rimanga in piedi e che adotti soluzioni idonee a reagire. Sì, poi devo stimare i costi diretti, di indiretti, questo è il personale. E si vede chiaramente che è tutto intrecciato, nel senso che le mie politiche, le mie strategie, le strategie che adotto, le scelte che prendo a livello patrimoniale di fare investimenti eccetera, mi hanno sicuramente delle implicazioni a livello economico. Voglio aumentare la produzione, devo aumentare il personale, qui vedo subito che devo avere una coerenza tra i costi del personale che stimo per i prossimi anni e quelle che sono le scelte strategiche che ho preso a priori. E dall'analisi praticamente ricavi costi avrò determinate marginalità che sono degli indicatori importanti per poi prendere le opportune decisioni di rettifica.
e stimerò quelli che sono gli oneri finanziari, anche qui in base all'indebitamento non solo che ho in questo momento, ma che prevedo avrò in futuro sulla base di necessità finanziarie che possono essere sia per il circolante ma anche per eventuali investimenti. E poi posso stimare degli oneri proventi straordinari, sono straordinari quindi sono difficilmente prevedibili, però posso anche sapere che l'anno prossimo magari posso acquistare o cedere il mio capannone e avere un onere, un provente, lo posso già stimare, insomma. Mi fermo un attimo sul discorso della marginalità. Prima abbiamo detto per core business, no? O per unità di business diverse. Potrebbe anche essere, e spesso è molto interessante, valutare il singolo cliente. Io magari ho 100 clienti con cui lavoro, magari con lo stesso prodotto, con lo stesso servizio, ma con qualcuno di questi riesco a far margine perché ho un certo tipo di legame e di magari anche di gestione dell'ordine. Con altri, penso magari in questo caso a più aziende di produzione dove c'è di mezzo un processo produttivo, certi rapporti con clienti particolarmente delicati e difficili da gestire come ordine, può battere la marginalità, perché se non ho, come dicevamo prima, un sistema che mi gestisce o che mi monitora i centri di costo e quanto mi costa quel tipo di prodotto a quel cliente, probabilmente lo stesso prodotto non mi dà le stesse marginalità su due clienti diversi. Quindi qua si parla sempre... Sì, dalle previsioni economiche passiamo alle previsioni patrimoniali. Non necessariamente è una fase questa che viene dopo, anzi devono andare avanti le due previsioni di pari passo, perché le decisioni prese da una parte influenzano l'altra. Quindi nelle previsioni patrimoniali avrò dentro gli investimenti necessari, quindi la mia programmazione degli investimenti in materiali, finanziari, per ricerca, che avranno implicazioni poi anche a livello economico o altri impegni di spesa. Le previsioni patrimoniali mi indicano quello che è anche il mio fabbisogno finanziario per la copertura degli impegni e quindi degli investimenti. Quindi faccio investimenti in macchinari, nel capannone, nella ricerca e sviluppo, eccetera. Potrò aver necessità di chiedere ai soci che facciano dei finanziamenti, posso avere la necessità di andare in banca a chiedere un mutuo. Mutuo prevede delle spese che poi devo sostenere a livello economico. Nelle previsioni patrimoniali devo gestire anche quelli che sono quello che è, cioè, un elemento tra l'altro importantissimo, quello del capitale circolante, quindi le politiche di gestione dei crediti verso clienti, dei debiti verso fornitori, quindi i tempi di incasso e pagamento. È chiaro che se io conosco la mia realtà e so come gestisco queste due variabili, e più riesco a programmare quello che sarà il futuro, questa problematicità, meglio riesco a capire se ho bisogno di ricorrere magari a dei fidi o degli anticipi da parte della banca. Chiudiamo il piano industriale con quello che è il budget finanziario. Allora, se il piano industriale, come abbiamo detto, le previsioni economiche finanziarie in particolare hanno un orizzonte temporale di a medio e lungo termine, quindi definiscono degli obiettivi, li sviluppano in un arco di 3-5 anni, uno strumento che è importantissimo secondo noi, insomma, per l'impresa, ma che viene utilizzato poco, è quello del budget finanziario. E il budget finanziario è di breve periodo, normalmente viene redatto, insomma, a un orizzonte temporale di un anno e una suddivisione mensile. Mensilmente l'azienda dovrebbe individuare quelle che sono proprio le entrate di cassa e le uscite di cassa e vedere alla fine di ogni mese quale può essere il fabbisogno finanziario. Chiaramente ogni mese cosa succede? Ci sarà, a parte che l'azienda dovrà prevedere, conosce in base ad esempio alla stagionalità del proprio prodotto o ai dati storici, prevedere mese per mese incassi e spese.
fare mensilmente un paragone tra i dati raccolti e quello che è il consuntivo e valutare gli scostamenti. Questo è un utilissimo strumento che permette di comprendere proprio quello che è il fabbisogno finanziario mensile, che permette di effettuare delle variazioni in itinere nella realizzazione poi dell'obiettivo finale. Ecco. Poche aziende lo fanno, non è facile farlo, e noi insomma, Stefano, abbiamo cercato di elaborare un file, ci rendiamo conto della difficoltà, ci rendiamo conto che non è banale insomma, elaborare i dati e programmare e avere qualcuno che sta lì mensilmente, però è sicuramente un utile strumento. Si torna al discorso di prima, si parte un po' dal presupposto che all'interno dell'azienda c'è qualcuno che riesce a dedicare del tempo, no? E a volte non è scontato. La stragrande maggioranza delle imprese, di piccole dimensioni, ha una figura, un amministrativo, chiamiamolo così, che fa tutto, che porta le carte in banca, che va dal commercialista, che sollecita. È difficile, no? Quindi è questo che per noi forse uno dei messaggi o che tutto questa chiacchierata che abbiamo fatto, insomma, senza pretese di inventarsi nulla, è che l'azienda spesso deve rendersi conto che ha bisogno di avere in mano il cruscotto della situazione, vedere a che velocità vado e dove sto andando, no? Se vado con una certa velocità in una direzione sbagliata, mi sto allontanando da quello che probabilmente è la strada per portare avanti la mia attività. Io tornerei ancora, magari a rischio di essere noioso, sul fatto che spesso manca nelle aziende proprio un gestionale, uno strumento di monitoraggio che lega quello che è l'amministrazione, la contabilità e il forecast, il previsionale, il budget, che noi qua abbiamo semplicemente messo in fila, no? Quello che conosciamo tutti, cioè quello che è l'incasso dei fattori più caratteristici, i ricavi, no? Le fatture. Devo andare ad anticiparli in banca, posso permettere di non farlo, se li anticipo quanto mi costa? Tutti elementi da tenere in considerazione, gli impatti fiscali delle mie scelte di investimento, a volte non, no, sembra scontato, ma aziende che non si rendono conto, cioè non riescono nemmeno a gestire quello che è anche l'IVA credito, cioè saper che faccio un investimento, riuscirò ad avere dell'IVA credito, posso in qualche maniera utilizzarla, posso in qualche maniera recuperarla? La finanza è questo, no? Cioè tutto quello che mi permette di gestire e finanziare, quindi dare ossigeno al business. Le aziende spesso non si chiudono perché calano i fatturati, ma si chiudono perché non si riesce ad incassare. Quindi detto anche che si possa fare un bel piano e ottenere i ricavi che ho messo a previsione, se non ho uno strumento che mi permette di tenere degli alert, che spesso anche oggi purtroppo è l'incasso dai clienti, la gestione dell'incaglio, delle sofferenze, forse l'abbiamo anche la gestione degli incagli, l'abbiamo indicato. Purtroppo di questi tempi è una delle criticità. Degli altri aspetti, insomma, ne abbiamo parlato e già discusso. Direi che noi avremmo finito abbiamo chiuso con proprio dei suggerimenti molto flash. Per dire, non è male che l'azienda comunque riesca a tirar fuori quelli che sono i propri valori immateriali, quindi l'esperienza magari del proprio personale, un marchio magari conosciuto da tempo.
il pensare che un piano industriale, abbiamo visto prima gli obiettivi interni e esterni, non sia anche materialmente elaborato in due versioni diverse, magari una versione più completa e corposa e una versione più veloce, più pratica, più da presentare alle banche piuttosto che a un soggetto interessato ad investire. Gli alert, quello che abbiamo detto prima, no, avere un sistema di monitoraggio e di controllo che mi permette di misurare e quindi di correggere se sono fuori strada, e delle unit di business diverse ne abbiamo già